Il governo e i relatori hanno sostenuto che questo provvedimento è nel solco di altri interventi analoghi, promossi dalla maggioranza per sostenere la ripresa economica. La verità è profondamente diversa. Questo decreto non aggredisce le cause della crisi, ma aggredisce le vittime della crisi. Su questo punto abbiamo visioni totalmente diverse. Secondo la vostra, le banche sono vittime delle imprese e degli artigiani che non pagano i debiti contratti. Sono vittime delle famiglie che non pagano puntualmente le rate dei mutui. Per voi, i cittadini non sono vittime delle banche gestite in modo fallimentare e fraudolento. Per voi, i cittadini hanno perso i loro risparmi perché disattenti, impreparati e sprovveduti. Non è così. I risparmiatori sono stati truffati e vanno risarciti. Voi non promuovete con questi provvedimenti la ripresa. Voi tutelate le banche e non i risparmiatori. Voi continuate a far cadere il prezzo della crisi sui cittadini. Favorite le banche nell'impossessarsi dei beni delle famiglie italiane in difficoltà. Infierite senza scrupoli su imprese, artigiani e famiglie che sono già in ginocchio. Approvate norme per rendere tali furti facili, veloci e legali. La crisi bancaria esiste non perché non si vogliono pagare i debiti contratti con le banche, ma perché non si è più in grado di farlo. In questi anni si è registrato un meno 10% del PIL, un meno 23% del manifatturiero e voi fate finta di niente. La colpa è anche e soprattutto vostra. Avete ceduto sovranità all'Europa e alla Germania, soprattutto quella monetaria, una vera follia che sta distruggendo il nostro sistema economico. Voi cosa fate? Aiutate imprese e famiglie? No, date i mezzi più efficaci alle banche per portar via loro ogni bene, ogni risparmio. I cittadini italiani sono stretti nella morsa fisco italiano banche e voi con queste norme stringete ancora di più questa stretta, probabilmente in modo irreparabile. Voi non risolvete i problemi del Paese con questo provvedimento, voi li aggravate ulteriormente, creando ulteriori fallimenti, ulteriori drammi familiari, ulteriori sofferenze per i nostri cittadini. La Lega Nord non vuole essere in queste vicende vostra complice. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai. Voteremo contro questo decreto, voteremo contro la fiducia a questo pessimo governo, un governo che ha ancora la fiducia di quest'Aula, di questo Parlamento, ma da tempo ha perso la fiducia della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. E ve lo dimostreranno presto, a ottobre, sul referendum di Renzi. Il tempo è scaduto per questo governo, le prime avvisaglie si avvertono in queste amministrative e nel ballottaggio ci sarà la conferma. A ottobre finalmente verrà mandato a casa un governo lontano dalla nostra gente, lontano dai problemi reali dei nostri territori, concentrato esclusivamente nel far cassa, raccogliere denaro e affossare tutti noi, la nostra economia e le nostre famiglie.